Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'inizio di questo nuovo gameplay. Siccome sto facendo una serie che è lunghissima, che è Final Fantasy X, e sto facendo anche Devil May Cry, che è molto action, molto cazzuto, ho deciso di accompagnare queste due serie, appunto affiancargli una bella serie platform, e ho voluto fare, diciamo, una cosa un po' extra, ovvero giocare un gioco per DS per vedere se finalmente il mio PC riesce a supportarlo, e se riesce a supportarlo qua mi sbizzarrirò proprio a manetta. E giochiamo un platform che si sono carati penso in 4 persone, di cui una io, che è Super Princess Peach. Avete già visto da mezz'ora questo titolo, appunto gioco platform per Nintendo DS, uscito nel 2005 in Giappone, nel 2006 qua da noi. Se lo sono cagati in pochissimi, ma è divertentissimo. Ah, è il classico platform Nintendo. Cosa succede in questo gioco? Che in tutti i platform Nintendo solitamente Peach viene rapita e Mario la salva. Qua si ribaltano i ruoli e quindi Peach deve andare a salvare Mario. In questo gioco che è divertentissimo, è veramente stupendo questo gioco. E lo giochiamo tra l'altro in italiano, qua c'è un file di salvataggio, ma noi evitiamo, l'ho fatto giusto per vedere se girava o meno. E possiamo iniziare un bel nuovo gioco, molto bene. Questo gioco, ve lo dico già, è fighissimo, cercherò di, tra l'altro, portarlo al 100%. Questa è la misteriosa Emoziolandia, una terra non distante dal regno di funghi, una terra nota a pochi. Si dice che Emoziolandia celi un grande potere. Caspita. Venuto in una conoscenza, Bowser ricostruisce la sua residenza estiva. Hai capito? Sentendo parlare di un oggetto, l'emozio scettro, gli viene in mente Mario. Bowser, Bowser, signore! Che cacchio è questo? Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, il leggendario emozio scettro è nostro! Cosa? Dici sul serio? Grandioso! Ora potremo vendicarci di quella piaga di Mario e dei suoi amici. Ehi, tu, citrullo, cos'è questo baccano? Oh, chiedo umilmente perdono, mi sono lasciato trasportare. Ehi, tu, sì, proprio tu, sbrigati a chiudere quella porta. Mi sa che stai dicendo a me? Ah, con lo stilo devo toccare qua? Oh, yes. Non lo sai che anche i muri hanno orecchie? Figata questa cosa. Allora, se lo scettro è veramente così potente come dicono, farò vedere a Mario e compagnia bella chi è che comanda qui. Bando alle chiacchiere, mettiamo lo scettro alla prova. Va bene. Ehi, tu, Goomba, vieni qui. Sì, sì, proprio tu. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ti faccio vedere io. Porta lo scettro nel regno dei funghi e fallo roteare. Un tempo vivevi nel regno dei funghi. Nessuno si stupirà di vederti. Giusto. Andate, soldati. Date una bella lezione a Mario e ai suoi amici. Sì, 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 sì. Ok, perfetto. E qua il Goomba parte. Ok, datevi da fare. Conto su di voi. Il Goomba parte per il regno dei funghi. Tutti pronti? Sono in contatto con gli altri, con il Koopa Tolki. Oh, non appena riceviamo il via libera possiamo attaccare. Come? Non ancora? Ci siamo, forza ragazzi, all'attacco! Qua ha rilevato chiaramente il suono della mia voce. Tra l'altro tra un livello e l'altro ci saranno poi dei minigiochi, tra un mondo e l'altro dei minigiochi da fare con il touch, sarà complicato. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo catturato Mario, poverini. Sì, un successone, missione compiuta. Maledetti. Bene, ora possiamo ritirarci, ragazzi. Che cazzo ti ridi tu, faccia di merda? Ma pensa a te. No, hanno rapito Mario, Luigi e Toad. Bowser, signore, ce l'abbiamo fatta. Mario è il nostro prigioniero. Benissimo, ottimo lavoro. Era proprio ora. Eh sì. Abbiamo anche quello in verde e il blaterone a testa di fungo. Sì, Luigi e Toad. Le truppe li tengono in custodia. Va bene. Bene, bene. Quello scelto è più potente di quanto pensassi. Chissà se ha anche un punto debole. Beh, non facciamoci problemi. Pensavo che... Ah, ci sono! Ehi, Goomba! Vieni qui e portami lo scettro. Tanto, un filmato lunghissimo. Oh, ehi, ehi, ma che fai? Fermati, fermati subito! Mi dispiace, Bowser, ma quello lì di recente si comporta in modo strano. Ehi, Citrullo, che cosa stai facendo? Libererai il potere dello scettro! Smettila! Smettila! Boss, che sta succedendo? Ah! Tutti impazziti questi. Ehi, Goomba, che cosa stai facendo? Ah! Che succede? Mi sento così felice. Proprio in quel momento. Ha un video lunghissimo questo gioco. La principessa Peach ritorna dalla sua passeggiata. Ah, tranquilla lei, eh. Mm? Ma che succede? Cos'è questo baccano? Sì, c'è sempre qualcosa che non quadra, effettivamente, in ste zone. Ah, caspita.
Caspiterina. Ehi, guardate qui, leggete. Ah, brutti funghi presuntuosi, questa volta ho preso Mario. Chi vi salverà adesso? Se lo rivolete venite a prenderlo. Ah, firmato Bowser. Che cosa possiamo fare? Hanno rapito Mario. Non possiamo affidarci a lui questa volta. Come possiamo fare? Una volta datevi da fare voi, no? È semplice, me ne occuperò io. Oh, no, per favore, principessa, aspetta. Principessa. Mi sa molto di Stainer questo, di fare la fase di 9, ok. Che urla, principessa. Va bene. Tu, che sei un tipo energico, datti da fare, riporta l'ordine qui. Falli calmare tutti, altrimenti qualcuno si farà male. Sbrigati. E intanto tu vai, baffuto. Perfetto, e qua che dobbiamo fare? Ah, sì, tipo con lo stilo dobbiamo fare tipo... Cosa dobbiamo fare? Non ho idea di cosa dobbiamo fare. Dove pensi di andare? Torna indietro. Non avventurarti da solo, è pericoloso, ripensaci. Cosa? Questa volta vuoi essere tu a salvare Mario? Ah, tanto lei non parla, vabbè. Vuoi andarlo a cercare? Dici sul serio? Beh, sarai di certo molto in gamba. Ma andare da solo è troppo rischioso. Vai tu, no? Accompagnala. Devi assolutamente portare questo con te. E che cosa gli dà? Un ombrello. Beh, no, non è un ombrello qualsiasi. Ah, mi ha risposto direttamente. Prova ad aprirlo. Prova. Caspita. Ciao, sono Perisol. Se ti trovi nei guai, fammi un fischio. Eh? Che cacchio è questa roba? Un ombrello parlante? Ah, l'ho trovato l'altro giorno in un negozio. Un oggetto interessante, non trovi? Sembrerebbe di sì. Ti sarà utile, ne sono certo. Portalo con te. Ok. Allora, cosa posso fare per te? Non so, dammi qualche dritta. Dare una bella batosta ai cattivi? Sì, mi piace, al tuo servizio. Io i cattivi non li sopporto, gliela faccio vedere io. Ah, questo è un ombrello che parla. Bene, andiamo, conosco Emozionandia come le mie tasche. Sì, sotto ovviamente il minigioco è andato a zero, perché giustamente se devo registrare non è che posso fare anche il resto. Ok, qua tra l'altro in ogni livello ci sono dei collezionabili da raccogliere. Ci sono 3 top da salvare per ogni livello. E nel primo livello ci sarà, di ogni modo ci sarà anche un disco musicale da trovare. Possiamo andare al menu, possiamo andare all'emporio dove possiamo comprare delle cose. Tra l'altro guardiamo subito com'è. Possiamo comprare delle abilità appunto per Perisol, tipo volo ombrello. Perfetto, e qua possiamo iniziare, tra l'altro vi farò solo il primo livello, così che tra l'altro è quello di tutorial in cui ci vengono spiegati i vari comandi. Pianeo Pla, mondo 1-1, puoi usare anche lo stilo. Sì, grazie, ma noi useremo il pad che è più comodo. Ecco, tra l'altro, adesso ci spiegherà tutto per bene. Questo è Super Princess Peach. Ok, qua i blocchi parlanti come in Super Mario World 2, Yoshi's Island. Qua i tasti, corsa, salto, attacco, perfetto. Salto su un nemico, attaccalo per poterlo sconfiggere. Premi L o R insieme a avanti e indietro per camminare lentamente. Ok, ti possiamo fare così, va bene. Qua raccogliamo un po' di monete, pieno stile, già ne saltiamo una, pieno stile platform Nintendo. Ok, attacchiamo. Cerca monete e datti a spese folli nell'emporio. I cuori riempiono i tuoi punti vita. Quando vedi monete o cuori, prendili. Beh, quello c'è da raccogliere, se non li raccolgo, ok. Chiaramente i cuori recuperano salute, abbiamo la salute lassù in punta, sono 3 cuori. Qua possiamo spaccare tutto, sono monetazze giganti che ci danno un sacco di punti. Mi piace un sacco questo gioco, ha un stile grafico fenomenale, divertentissimo. E poi ha anche un livello di sfida non indifferente. Comunque è un platform Nintendo un po' diverso dal solito Mario. E secondo me valeva la pena portarlo su questo, sul canale, senz'altro. Salta su un nemico, si ribalterà, vagli vicino per prenderlo. Usa B o Y per scagliarlo via. Usa X per prendere i nemici senza colpirli prima. Ok, possiamo tipo saltargli sopra. Fermati, perfetto. E poi possiamo tipo colpirlo così. Oppure possiamo tipo assorbirlo. Adesso questo la raccogliamo. Possiamo anche raccogliere gli oggetti. Lanciamolo qua. Per aprire questo blocco. Se vi faccio vedere adesso come si può anche raccogliere un nemico, tra l'altro. In ogni livello ci sono 3 toad nascosti. Trovali, liberali con i tuoi colpi dalle scatole in cui si trovano. Ok, perfetto. E quindi, pam. Primo toad raccolto, perfetto. Hai salvato un toad. Sono molto contento. Bene. E andiamo giù di qua. Entra in Da Tube. Perfetto. Sembra anche andare abbastanza bene l'emulazione del gioco, per fortuna. Ok, tocca i 4 cuori sul touchscreen per cambiare le emozioni di Peach. Le 4 emozioni sono gioia, rabbia, tristezza e calma. Perfetto, quindi ogni emozione avrà la sua ripercussione, le sue abilità che darà a Peach, ma ci viene spiegato tutto. Toccano dei cuori per cambiare emozioni ed azioni. Tocca il cuore 2 volte per fermarlo. Puoi usare le emozioni solo quando l'emozionometro è ancora carico. Quello che c'è sotto i cuori, chiaramente.
Quindi possiamo tipo, vabbè, adesso leggiamo prima questo, quindi facciamo tutto il tutorial. Riempi il tuo emozionometro con i cristalli blu. Appaiono spaccando blocchi e sconfiggendo nemici. Perfetto, questi qua. E tra l'altro qua possiamo tipo colpire il nemico e faccio vedere che possiamo anche raccoglierlo e inghiottirlo con l'ombrello premendo giù, e questo ci farà recuperare tra l'altro barra nell'emozionometro. E possiamo, vi faccio vedere un attimino le quattro abilità, che sono questa, quella che ci permette di volteggiare e di tipo salire su in alto in questo modo qua. Tanto ho finito tutti gli attacchi praticamente, perché non ho più energia, ma non fa nulla. E questo che ci permette di incazzarci a manetta. Questo che ci permette di correre come i disperati e fare appunto questa cosa. Adesso ci inghiottiamo il nemico, recuperiamo un po' di emozionometro. E quest'ultimo in basso a destra, che non ho abbastanza energia per farlo. Se recupero un altro nemico qua, adesso ve lo faccio vedere. Non riesco a farlo, lo farò tra poco. Tipo, aspetta, vediamo qua se riesco a arrivare a prendere. Oh, aspetta. Fammi andare a prendere quella moneta. Ma per la miseria, voglio andare a prendere quella moneta. Non ce la faccio. E tipo se faccio così, no, non funziona. Ok, inghiottiamolo, volevo farvi vedere l'ultima abilità, che è questa. Non la posso fare, come mai? Forse devo avere tutta la barra piena, non importa. Andiamo giù di qua. Forse serve tutta la barra piena, non mi ricordo. Ok, qua recuperiamo un po' di monetozze, monete che servono assolutamente poi per comprare nuove abilità per Perisol. Quindi mi raccomando, quando le trovate prendete. Ok, recuperiamo questo. Ok, questa abilità che ci permette... Ah, non la possiamo fare perché è quella che ci permette di recuperare energia. Abbiamo l'energia al massimo, quindi niente. Ok, perché non posso andare a prendere questo? Vabbè. Prendiamo questo blocco. La gioia creerà un ciclone. Ah, ecco, premi A per volare. Tieni il pulsante premuto e vai su. La rabbia provocherà un incendio che brucerà tutto. Premi A per saltare. Ok, qua quindi ci dice di fare tipo così. Premiamo questo. Teniamo premuto il tasto di salto e possiamo andare su da questa parte. Ovviamente, dovendo fare tutto un po' col pad, un po' con il touchscreen, mi incasinerò un pochino, però pazienza. E dunque, qua saltiamo su di qua. Perfetto, possiamo fare qualcosa? No. Pensavo ci fosse qualcosa qua su. E possiamo ancora tipo usare la rabbia. Vediamo un pochino qua cosa ci dice. La tristezza ti farà piangere, puoi spruzzare acqua ovunque tu voglia. La calma, poco alla volta ripristina i tuoi punti vita. Tra l'altro, qua i puzzle ambientali si sprecano. Tipo, vedi qua, con il pianto, possiamo innaffiare la pianta. Figata estrema, ok? E far crescere la pianta, bellissima questa cosa, ok? Togliamo l'abilità, qua possiamo tipo scendere, sì. Anche perché sono altri due Todd da raccogliere, da trovare. Qua, cosa ci dice questo blocco? Prova a premere Start insieme a R sullo schermo del titolo. Potrei divertirti subito con il minigioco iniziale. Fai tanti punti. Ok, ma non mi interessa, grazie. Ok, prendiamo ancora queste. Torniamo indietro. Ogni tanto se mi dimentico il cursore del mouse sullo schermo, perdonatemi, ma dovendo fare un po' col pad, un po' col mouse, ogni tanto mi dimenticherò senz'altro. Ok, saltiamo su di qua. Perfetto. E qua cosa possiamo fare? Niente, se possiamo solo andare fino al fondo, raccogliere monete e cristalli. Sì, ah, qua c'è una freccia di monete che ci dice che possiamo andare da questa parte. Mi sa che possiamo fare tipo così, eh? Ok, sì, esattamente, proprio così potremmo fare. Ecco qua, questo è un file musicale. Togliamo l'abilità, perfetto. Hai ottenuto il brano voce Peach 1, puoi selezionarlo dal menu, possiamo poi chiaramente riascoltarli. E adesso ci dirà anche che cos'è, giustamente, il tutorial. Lo sai che se hai molti brani nella tua raccolta i componenti della band aumenteranno? Eh sì, arriva a 5 componenti per creare un gruppo leggendario con Peach alla voce, i Peach Hit 5. Ok, questo poi sarà poi un minigioco che si potrà poi fare più avanti. Cosa volevo dire? Sì, vi farò poi vedere dal menu anche le altre cose. C'è anche tipo il glossario che si può vedere. Tipo, ogni volta che sconfiggiamo un nemico, questo andrà ad aggiungersi al glossario. C'è una sorta di bestiario che si può consultare sostanzialmente. Qua tra l'altro non possiamo ancora planare con Peach al momento. Vabbè, non fa niente. Tu muori. Good. E qua c'è un altro Toad. Fantastico. E questo è il secondo Toad del livello. Ok. E ora cosa possiamo fare? Possiamo andare su, dobbiamo solo più trovare un Toad. Diciamo appunto, ci sarà un brano, brani musicali ce ne sono uno per ogni primo livello del mondo. Quindi li si possono trovare solo in quell'occasione. Qua, ok, perfetto. Qua, ecco qua, il terzo Toad. Good. Hai salvato un Toad, me ne ero accorto, grazie. Ok, e qua cosa ci dice questo blocco?
L'icona che appare saltando attraverso l'arco alla fine determina il numero di monete che ricevi. Se ricevi una stella, a volte potrebbe succedere qualcosa di bello. La fortuna sarà con te? Questo che cosa vi ricorda, se guardate bene, ovviamente Yoshi's Island. Perfetto, ho pigliato una rapa, fantastico, una fottutissima moneta. Ce l'hai fatta, yeah, ottimo. E quindi questo primo livello, che poi sostanzialmente era di tutorial, è andato. Chiaramente non vado avanti adesso perché voglio caricare questa parte e vedere un po' come accogliete questo gameplay. Spero bene, perché insomma secondo me è un gioco che meritava di essere parlato sul canale, semplicemente perché non se l'è cagato mai nessuno. Qua nel menu possiamo vedere, al momento abbiamo solo l'auditorio, che è quello che ci permette di riascoltare i brani musicali. Ok, ce ne sono un po' da raccogliere, 9, ok. Quindi niente, torniamo indietro. E poi abbiamo il glossario al momento, poi ci saranno altre voci. Qua possiamo vedere, in base ai nemici che abbiamo sconfitto, tutti i vari nemici, le varie schede. Ci sono ben 13 pagine di nemici da andare a vedere, tipo Goomba, il territorio del regno dei funghi è in agguato, oppure Goomba Furia, quando provoca un terremoto incute timore, oppure ancora Goomba Cupo ti fa sentire in colpa ad attaccarlo. Beh, sinceramente a me no, però insomma. E quindi poi andiamo a vedere, poi man mano che sbloccheremo anche le altre sezioni, che cosa sono. Quindi per questa parte è tutto. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video, vi chiedo di lasciarmi nei commenti un vostro parere sulla serie, se vi piace, se non vi piace, se volete che la continuo o meno. Cercherò di portarlo al 100% questo gameplay. Magari se non riesco a ottenere subito tutti i collezionabili, rifarò poi i livelli, perché adesso non me li ricordo tutti chiaramente dove sono posizionati. Quindi niente, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla seconda parte di Super Princess Peach per Nintendo DS. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao!